La malfiducia è sempre ben riposta. Ciao ragazzi, volevo iniziare il video così, d'amblè, perché vorrei portarvi con me in questa esperienza. Questa sera, ora, tra un'oretta, partiamo e andiamo all'Aquila perché domani abbiamo un seminario all'Università di Scienze Motorie. Secondo me è un passo molto importante per noi, il nostro progetto, la nostra azienda, soprattutto chi mi segue dagli inizi, visto che ho iniziato chiacchierando della mia passione su YouTube e scrivendo articoli e ora sono arrivato a parlare all'università, che per noi è un onore stratosferico, e volevo che voi foste con me perché anche grazie a chi mi ha seguito se lo possiamo fare. Mi stavo allenando al volo prima di partire, ma Lollo e Mirko mi hanno portato queste che sono le slide del seminario. Guardate quanto sono belle. Queste le forniamo a chiunque partecipi al seminario, quindi se volete iscrivervi nei pochi posti disponibili ancora per Bologna potete prenderle. Tutti i grafici, le cose fatte da me, tutte quante le immagini all'interno sono nostre o Sto di vedendo ragazzi di che qua. Questo seguiamo noi. Fagli ben vedere. è tutto made in Nerd Training Tutto Center. made in me, perché questi stronzi la grafica la fanno male, quindi li devo rifare. Con tutti quanti i grafici, molti molti dettagli sul nostro metodo di analisi delle variabili e come modulare le variabili nel tempo. È veramente un contenuto, secondo me, eccezionale. Quindi vi invito, se volete venire a conoscerci dal vivo e sentire un pochino la nostra teoria su come programmare l'allenamento della forza, acquistate un biglietto su www.nerd3. No, non è così. Niente, volevo solamente portarvi con me, fare un vlog perché vi ho promesso di farne altri. Non ne sto facendo molti perché voglio farli solo quando c'è qualcosa di bello da farvi vedere, altrimenti viene forzato. Oggi, secondo me, è un evento speciale e voglio che voi ci siate. E ce ne saranno altri a breve perché domani, no, martedì firmiamo il contratto per il locale nuovo. Tantissime novità che non vedo l'ora di portarvi qua sul canale e spero vi faccia piacere. Quindi andiamo, ciao. Ah, stai già registrando? Avete gli attestati. No. Siamo arrivati ora a quest'ora all'Aquila e tra 8 ore inizia il nostro corso di formazione presso l'università e dobbiamo ora firmare Le e cambiali. timbrare tutti questi attestati di partecipazione. Prima di andare a letto, dove cazzo inquadri te? Sono le Ecco, bellissimo. Cioè, prima di andare a letto, tra 8 ore c'è il corso, bisogna firmare tutta sta roba. Vieni qua, il nostro Venghino, ospite, venghino. lui ci ospita ed è il ragazzo che mi ha aiutato a organizzare il seminario e terrà anche una parte finale del Grande. seminario sulla periodizzazione. Quindi, Una beh, per bella ora firmiamo ritocca. tutto quanto e poi dopo Basta. domani mattina vi facciamo vedere il cazzo di Dai, è seminario. 60 fogli di roba. Divertiamoci. Da firmare, esatto. Non Dai. male. Buonanotte. Buongiorno, sono le 7 del mattino, siamo all'Aquila, fa freddino, le galline ci hanno svegliato e adesso andiamo a tenere corso all'università. Prima colazione. 5 anni fa il RO quasi non esisteva e Gear, come dice il nome attrezzato, è quella disciplina del powerlifting in cui si possiedono delle maglie E particolari. più volume faccio, più costruisco massa muscolare fin tanto che non supero la mia capacità di recupero. Quindi considerate che la modulazione delle variabili nel tempo dipende dall'obiettivo che abbiamo nella fase di accumulo, quindi. Almeno qua su, in questo caso. Invece l'accorciamento completo sì, perché cioè, fisiologicamente non andate più indietro di così con l'omero, giusto? Quindi questo qua è un esempio allungamento. Quando fate fare le slide agli altri. Maledetto. E praticamente panca piana, qui abbiamo accorciamento, allungamento incompleto, accorciamento incompleto del gran pettorale. Perché? Perché quando scendete non riuscite ad arrivare alla massima, al massimo allungamento del pettorale perché avete il bilanciere che vi vincolano. Stai tirando tanto, però la posizione è spettacolare. Bello morbido qua. Pianta i piedi per terra, pianta i piedi. Guarda, rifallo che andava bene. Questo è l'esercizio che vi dicevo io, didattico per imparare a non far allontanare il bilanciere. E ripeto, si fa, te ancora non me l'hai fatto vedere. Si fa per imparare la sensazione e poi mai più, ok? Mi raccomando. Fermo prima di partire. Io te lo traziono, non farlo spostare in avanti. Ok? Posso fare il movimento? Sì, Ma fai lo stacco, adesso lo fai. Però non far staccare il bilanciere in avanti, perché è per l'aria. Vai. Benissimo, giù. Era perfetto. Fallo ora, non farlo muovere. E sei per la sensazione.
Perfetto. Visto, una volta lo fate, il ragazzo prova la sensazione, capisce come si fa lo stacco, bruciate l'elastico. Ok? Nessuno che venga l'idea di caricare 200 kg con un elastico che ti tira via via. No, visto il fatto che ha le scarpe morbide, ok, che ha le scarpe da ginnastica, per cui si può risolvere questo problema con delle scarpe da powerlifting semplicemente. In realtà molti spesso hanno questo problema non perché hanno la scarpa che non va, ma perché hanno il piede piatto. Chi era quello che ha provato? Qui. Allora, la prima cosa è la mobilità della caviglia. La caviglia non riusciva ad andare tanto avanti col ginocchio. Come si risolve questo problema? Esercizi di mobilità si possono fare. Lo scaccia selvatico. Più alta che puoi. Che tu sei abituato a farla così. Cioè, questa è una cosa, cambiare l'assetto dei piedi richiede tempo. All'inizio non ti ci troverai per niente, capisci? Non sì, sì, sì. Vai. Non essere troppo esplosivo quando guardi al bello. Piano. Aspetta, tengo un po' veloce. Piano. Accelera. Cioè ti dico, quel discorso lì di non accelerare subito, perché intanto rischi di perdere le scapole, ma a parte quello, se tu ti abitui a fare sempre così, quando vai a fare il massimale, succede questo, parti a cannone, parti a cannone del petto, ti blocchi 10 cm circa, normalissimo. Se tu anche in allenamento ti abitui sempre, sempre, a partire dal petto, piano, e dopo cercare di dare una spinta, quando andrai a fare il massimale, sei abituato a partire piano dal petto e a iniziare a spingere, cioè a iniziare, arrivare in accelerazione allo sticking point, che è quello dove ci si blocca di solito. Questo è una variante. Ah, Ma che rotto dato indicazione. Certo, perché non lo proprio nessuno. Parti già con le tibie perpendicolari dalla parte di su. Però parti già attaccato, sempre verso il lato, allora ti cali, però devi rimanere in. Abbiamo fatto un PR quest'oggi? Oggi abbiamo fatto PR. Tanti PR. Tanti PR durante il seminario. Metti in aria qui. Ciao ragazzi, finalmente sono di rientro a casa, a Bologna. Avevo già fatto la clip conclusiva di questo video al McDonald's dopo il seminario, ma non si sente nulla, quindi ve la rifaccio ora che sono un pochino più tranquillo dentro casa mia. È stato un successo enorme, molto superiore delle nostre aspettative, e sono veramente contentissimo. Forse sarebbe stato meglio dire molto superiore alle nostre aspettative, però ok, sono un po' stanco. Sono stati un paio di giorni abbastanza impegnativi, perché giovedì giornata lavorativa normale, che per noi vuol dire 10-12 ore di lavoro, e poi siamo partiti in macchina subito dopo lavoro. Abbiamo raggiunto L'Aquila di notte, ma avrete visto nel video, tutto il seminario fino alle 7 di pomeriggio del giorno dopo. E poi dopo siamo partiti di nuovo, siamo arrivati di nuovo di notte, ieri sera a Bologna. Infatti stamattina per la prima volta dopo anni e anni ho dormito fino a mezzogiorno, sono ancora rintronato, però veramente è stato eccezionale. L'università, e in particolare la professoressa Vinci Guerra, che è stata quella che ci ha permesso di organizzare questo evento, sono stati estremamente contenti e vogliono organizzare altri eventi con noi, altri percorsi formativi con il nostro team presso l'Università di Scienze Motorie dell'Aquila, e vi terremo aggiornati anche su questo. Per noi è un successo enorme essere apprezzati così tanto in ambito accademico, per me è un motivo d'orgoglio enorme. Ci ha anche regalato il suo libro, che vi faccio vedere. Che è un libro molto bello sulla teoria e la metodologia del movimento umano, che è il Dizionario delle Scienze Motorie e Tecnica dell'Educazione Fisica. È veramente molto bello, c'è praticamente tutta quanta la conoscenza di base che serve per comprendere bene il movimento umano, gli esercizi, eccetera. Veramente un ottimo libro. Non mi ha chiesto di mostrarvelo, ce l'ha regalato e ci ha fatto una dedica, ci ha spiegato cosa c'è dietro a questo libro e qual era l'obiettivo, e quindi sono stato
onorato profondamente di riceverlo e sicuramente lo leggerò, volevo farvelo vedere, così aggiungo ai 10.000 libri che ho letto. E niente, volevo veramente ringraziarvi di cuore perché anche i ragazzi sono stati tutti felicissimi, ci hanno fatto un sacco di complimenti al punto che mi hanno veramente alcuni fatto emozionare, ho avuto un momento in cui stavo mi stavo facendo prendere dall'emozione, tutti sono passati a stringere la mano, a fare un complimento, a ringraziare, hanno detto che avrebbero voluto approfondire ulteriormente, molti mi hanno anche già scritto e oggi è solo il giorno dopo. È stato veramente bellissimo e alcuni di loro mi hanno fatto presente che non pubblicizziamo abbastanza i nostri eventi, che ci hanno trovato giusto negli ultimi giorni prima sono riusciti a partecipare e che gli piacerebbe tantissimo partecipare ad altri eventi del genere, e quando li faremo all'Aquila sicuramente li rivedrò questi ragazzi e vi saluto, grazie per chi di voi vede il video, grazie della vostra partecipazione, è stato un piacere lavorare con voi. Per tutti quanti gli altri che fossero interessati a noi, ai nostri seminari, ai nostri progetti, sappiate, quindi faccio il momentino di marchetta, sappiate che noi teniamo un seminario domenica prossima a Bologna, domenica 24 novembre, a Sasso Marconi in realtà, provincia di Bologna. Ci sono ancora diversi posti disponibili che potete acquistare per il seminario, vi lascio il link qua sotto. Diciamo, gli argomenti del seminario sono simili, quindi partono da che cos'è la forza, qual è il ruolo dell'ipertrofia per la forza, poi entriamo un pochino nel dettaglio di come analizziamo le variabili della programmazione, della periodizzazione, dell'allenamento della forza al Nerd Training Center. Ci sarà la parte di lavoro accessorio, postura, ipertrofia generale, un po' di alimentazione per il powerlifting e poi dopo magari farò un pochino di esempi pratici alla lavagna di come fare qualche scheda specifica per un intermedio, principiante o per un avanzato. Secondo me è un prodotto estremamente bello e sono contento di aver avuto un riscontro da parte dei partecipanti che l'hanno apprezzato come tale, quindi se volete venire a trovarci sarà un piacere ripetere l'evento anche con voi, anche se gli argomenti sono leggermente diversi. Quindi vi invito a partecipare se vi fa piacere. Comunque è stato veramente una delle più grandi soddisfazioni della mia vita, uno dei giorni più belli della mia vita, e voglio ringraziarvi profondamente perché se ho avuto l'opportunità di fare una cosa del genere è stata perché voi avete iniziato a seguirmi, io ho cominciato ad avere una risonanza nel web, grazie a questo ho trovato dei contatti che mi hanno permesso di organizzare questo evento, in particolare Luigi Magli, che voglio ringraziare pubblicamente, che avete visto nel video, che è stato il nostro host. Quindi questo ragazzo è un ragazzo che mi ha contattato inizialmente per iniziare una collaborazione come coach e per formarsi in ambito di allenamento della forza, perché era anche la sua passione. Abbiamo trovato subito un legame interessante perché è un ragazzo molto sveglio che vuole studiare, vuole approfondire un po', nerd e secchione come noi, e quindi ci siamo visti diverse volte. Lui ha proposto alla sua università questo evento, l'università ha colto l'occasione, ci ha invitato e siamo riusciti a mettere in piedi un qualcosa che è stato veramente veramente bello. Quindi grazie Gigi, se qualcun altro vuole organizzare qualcosa del genere contattateci, avete la mail nel primo commento, metto sia la mail che il link per poter acquistare i biglietti al seminario nostro e basta, grazie veramente, grazie di cuore. La clip originale ero più emozionato di ora sono un po' più addormentato, però veramente è stato straordinario, non sono mai stato così felice e orgoglioso di quello che ho fatto nella mia vita. Abbiamo passato dei momenti non facilissimi, lo sapete perché ci seguite, e per la prima volta sono veramente, veramente profondamente orgoglioso di quello che stiamo costruendo e ho la speranza che tutto possa andare per il meglio e possiamo ottenere dei bei risultati nel futuro. Speriamo. Questo è il primo passo. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Aiuto!